Un saluto a tutti, io sono Bellar Giampiero, uno psicologo e lavoro nel servizio di neuropsichiatria infantile dell'azienda sanitaria di Biella. In questo periodo di pandemia la nostra attività è stata totalmente sconvolta nei ritmi e nelle cose che facciamo. Questo ha un impatto molto importante nella nostra vita, ma anche e soprattutto nella vita di bambini e ragazzi che sono molto più vulnerabili. Compito degli adulti è quello di cercare di creare delle situazioni per mantenere il possibile un maggior benessere e limitare per quanto è possibile situazioni di stress e di ansia. Come si può fare? Beh, uno dei modi può essere quello del cercare di organizzare la giornata, che appare un'attività banale, ma può avere il grosso significato di creare una grossa prevedibilità di quello che noi andiamo a fare nel corso della giornata e nell'arco della settimana. La prevedibilità determina sicurezza e questo scansa le sensazioni di pericolo e di minaccia e crea una maggior tranquillità nelle persone. Naturalmente per funzionare deve essere fatto in un certo modo e con una certa costanza. Vediamo come. Noi possiamo armarci di penna e foglio, oppure un bel pennarello, meglio ancora, tracciare delle colonne che indicano il giorno della settimana e per orizzontale le ore della giornata. Poi noi possiamo riempire questi momenti meglio con una contrattazione, con una cooperazione collettiva da parte di tutti i componenti della famiglia, riempiendolo con i vari momenti della giornata, a partire dalla fase del risveglio, con l'igiene personale che non va assolutamente trascurata, anche se non si esce e non c'è possibilità di incontrare altre persone, poi nell'abbigliamento, cercando in qualche modo magari di differenziarlo nelle varie fasi della settimana, cercando di far sì che non ci si vesta sempre con la stessa tuta. Altra attività molto importante è quella dell'alimentazione, cercando di curare i tre momenti che sono la colazione, il pranzo e la cena nelle tre fasi, che sono la preparazione, la consumazione e il riordino, in modo tale che tutti i componenti della famiglia siano coinvolti in questi momenti specifici. L'attività scolastica è già organizzata dalla scuola, a noi spetta la gestione dell'attività di svolgimento compiti o studio, cercando di differenziarla fra quella autonoma e quella assistita da parte dell'adulto. Altro aspetto fondamentale è quello del momento di gioco e di tempo libero, in modo tale che venga magari differenziato fra il momento in cui le persone possono rilassarsi, fare quello che intendono, ma dei momenti anche organizzati dove magari si possono andare a riprendere dei giochi o delle attività che magari non si fanno più da tempo, facendoci aiutare da quello che possiamo trovare nei nostri scaffali, magari non utilizziamo più, e andare a riscoprire magari giochi come il Memory, il gioco dell'Oca, il Risico, il Monopoli, in modo tale da creare delle alternative anche ai videogiochi che sono molto utilizzati, forse anche super utilizzati da parte di bambini e ragazzi. Altro momento importantissimo è l'attività motoria. Questo sfruttando le competenze personali oppure tutti i tutorial che possiamo trovare sulla rete, cercare di far sì che qualche minuto al giorno venga dedicato a attività di questo genere. Chiudiamo la giornata con l'attività di addormentamento, dove possiamo riscoprire il momento della lettura o altre attività motorie, magari rilassanti, per chiudere la giornata. Ecco, è importante che queste attività poi una volta concluse siano ben visibili all'interno della casa, mettendole o sul frigo o in altri posti in base all'organizzazione familiare, che rimanga costante e sia sempre ben visibile. Ecco, adesso sento Raincoat, la mia mascotte, che mi sta dicendo e ricordando di dirvi che nel sito dell'azienda sanitaria di Biella e nella pagina Facebook troverete questo ed altri video che verranno fatti proprio per stare vicino in questo momento particolare. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata.